Sarà un capodanno di ritorno al lavoro per il Pescara. Proprio sabato 1 gennaio i giocatori si ritroveranno agli ordini di Gaetano Oteri per iniziare a preparare la seconda parte della stagione. Prima tappa il match casalingo con la Carrarese di sabato 8 gennaio, partita nella quale mancheranno gli squalificati Iannes e Pompetti, e potrebbe essere un Pescara già con qualche ritocco di mercato che aprirà ufficialmente i battenti lunedì. Carlo De Risio è il primo regalo che Oteri potrebbe scartare per il 2022. Le parti sono vicinissime. Il centrocampista molisano di Montenero di Bisaccia conosce bene i dettami del tecnico siciliano che già lo aveva inseguito in estate. Resta un problema: De Risio non ha in pratica giocato nella prima parte della stagione e dovrà riguadagnare una condizione importante. Inizialmente finito fuori lista a Bari, ai primi di novembre è stato reintegrato per sostituire l'infortunato di Cesare. Da allora appena 7 minuti giocati contro la Vibonese un mese e mezzo fa, per il resto tanta panchina. De Risio in lista è destinato a prendere il posto del Livoriano Seriki Sanogo, mai impiegato in campionato da Oteri. Con Valdifiori, difficilmente cedibile per l'alto ingaggio, resta da verificare la posizione di Rizzo, che in caso di proposte può partire, avendo deluso molto nelle scorse settimane. In avanti priorità alle uscite. Per Cristian Galano resta aperta la pista Avellino, come resta aperta l'ipotesi di scambio col centrocampista degli Irpini, Salvatore Aloi. Tuttavia l'Avellino monitora altre situazioni: Morosini dell'Entella, anche qui scambio con Aloi, e Ceccarelli del Catania. Su Galano potrebbe tornare forte il Cosenza, che già aveva fatto più di un tentativo in estate, magari mettendo sul piatto il centravanti Luca Pandolfi per uno scambio. Altri giocatori in uscita sono Guido Marilungo e Miloš Bocic. L'attaccante marchigiano di proprietà della Ternana è finito nei radar del Mantova, mentre l'esterno serbo, in uscita con la formula del prestito, potrebbe tornare in patria. Interessa al Kolubara. Su Bocic c'è anche l'interesse dell'Albino Leffe, girone A di Serie C. In difesa c'è Frascatore in uscita. Il Teramo ha chiesto informazioni, ma non ci sono al momento presupposti per un approdo in biancorosso.